video, in questo momento noterete due cose importanti. Uno, i miei capelli sono diventati scuri. Seconda cosa, sono ritornata al mio vecchio background, che vuol dire che sono tornata in Canada. Sono tornata da 3 giorni, però c'erano così tante cose da sistemare ancora in casa che tipo solo oggi sono riuscita veramente a essere una persona decente, a lavarmi, a rendermi presentabile. E forse dopo devo andare a uscire a fare delle commissioni. Quindi oggi siamo qua per fare un nuovo video, ma una cosa importantissima è sì, farò l'home tour adesso che la casa è pronta, quindi forse sarà il prossimo video che farò, perché me lo state chiedendo da aprile. Io ad aprile non ero ancora trasferita, in aprile ero tipo in Italia. Da aprile fino al 27 luglio io sono stata in Italia, quindi un botto di tempo. Adesso siamo tornati, siamo in una nuova casa e la cosa bellissima è che ho portato la mia gattina con me, quindi Emma è con me. Se voi mi seguite su Instagram lo sapete già che ho portato la gatta, l'avevo già detto, alcuni lo sapevano già da tempo perché l'avevo un po' anticipato, invece qua su YouTube purtroppo non è che faccio tipo un video dicendo ciao, porto la gatta in Canada, ciao. Quindi diciamo che se non mi seguite su Instagram seguitemi là, perché solitamente sapete le cose in anteprima. No, comunque ho portato la mia gatta in Canada. E volevo parlarvi un attimo della mia esperienza, se per caso volete portare i vostri animali con voi all'estero o se per caso volete semplicemente viaggiare con i vostri animali, e vi dico com'è andata con me. La mia gatta in questo momento è nell'armadio, che sta dormendo in una scatola. Ehi, Titi! Amore, stai dormendo sui miei vestiti? Ti sembra normale? Ti sembra normale? Eh? Amore. Le piace un sacco andare negli armadi e nelle mie scatole. Comunque, com'è andata allora? Primissima cosa, partiamo dalle cose molto burocratiche, del tipo che quando vai all'estero ti devi bene informare su cosa devi fare, cioè il paese di destinazione cosa richiede da te per il tuo animale. Io ho dovuto fare il passaporto, ho dovuto fare anche il passaporto in inglese, ho dovuto fare una certificazione di buona salute, ho dovuto fare il vaccino antirabico e il microchip. Il Canada non richiedeva il microchip, però in Italia per farti fare il passaporto serve il microchip. Quindi ho dovuto farlo, ma tanto per i gatti non costa tanto, costava tipo 35 euro, una cosa del genere. Quindi non è stato male, il passaporto mi è costato, tra passaporto europeo e passaporto inglese, mi è costato tipo una cosa come 50 euro in totale, il vaccino costa sui 35-40 anche quello, e poi in aereo lei valeva come bagaglio a mano, però ho dovuto comunque pagare per lei, che non è stato tanto, ho pagato 75 euro per lei. Quindi lei è stata in cabina con me, è stato come il mio bagaglio a mano, quindi il mio bagaglio a mano l'ho fatto, cioè, come si dice? L'ho imbarcato e ho dovuto pagare anche per il mio bagaglio a mano purtroppo, però vabbè, alla fine siccome avevo un botto di chili, avendo pagato uno di due bagagli, non mi hanno guardato i chili perché avevo veramente un sacco di cose e vi giuro, cioè io sono arrivata all'aeroporto uccisa e avevo anche la mia migliore amica con me che mi portava le due valigie grandi. Io avevo Emma, che anche lei pesa 6 kg, avevo uno zaino enorme sulle spalle, avevo la fotocamera, quindi ero veramente stremata. Sono arrivata in Canada che non sentivo più le spalle, il giorno dopo non sentivo niente. Quindi all'aeroporto non hanno controllato il peso, dicono che gli animali, puoi viaggiare in cabina con il tuo animale di 6 kg fino a un massimo di 10, Air Canada accettava 6 kg, puoi avere gatti di piccola taglia, cioè gatti più da gatti normali, a meno che non avete un gatto di 20 kg, gatti normali e cani di piccola taglia che possono stare con voi, mentre se sono più grandi di così o dovete comprare tipo un biglietto a parte per il vostro cane grande o vanno in stiva. Io ho portato Emma solo per il fatto che sapevo che sarebbe stata con me in cabina. Se non fosse stata con me in cabina non l'avrei portata onestamente, perché non mi sarei sentita sicura a lasciarla per 8 ore dietro non sapendo cosa sta succedendo con lei. Sono sicura che li controllano e per carità sono sicura che ci sono delle persone che fanno queste cose, però io non mi sentivo tranquilla. Come è andato il viaggio? Il viaggio è andato benissimo, siamo partiti malissimo, ero molto agitata, molto 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 agitata per questa cosa, perché infatti lei era molto agitata, mi agolava quando l'ho messa nel trasportino, ha iniziato a graffiare, ha iniziato a tirare testate al trasportino, ha iniziato veramente a miagolare tantissimo e la veterinaria mi ha anche dato tipo, mi ha detto di comprare il Feliway, che è tipo uno spray di feromoni felini che dovrebbero calmarli. Non so se sia stato lo spray che l'ha calmata o se lei si sia calmata a un certo punto da sola, sapendo che è con me o sapendo di essere tranquilla, di essere sicura, non so.
voglio dare comunque un po' anche di credito allo spray. Quindi diciamo che fino all'aeroporto ero molto agitata, una volta che ho imbarcato le cose Emma si è un po' tranquillizzata più o meno. Quando si passa ai controlli, quelli là tipo ai raggi UV, sai, quelle cose là, ai metal detector, scusate, me l'hanno lasciata tenere nella trasportino, non ho dovuto tirarla fuori. Solitamente ti chiedono di tirarla fuori, ho detto per favore, per favore non fatemela tirare fuori perché è già agitata, è già, io sono già nervosa, ero tipo sudata come non so cosa, vi giuro, ero tipo stremata. E non me l'hanno fatta tirare fuori, me l'hanno lasciata nel trasportino e quindi sono stata molto contenta. E poi, mentre siamo andati abbiamo dovuto fare di nuovo un'altra fila per controllare i passaporti, perché quando andate fuori dall'Europa c'è un'altra fila all'aeroporto enorme dove controllano i passaporti. E poi abbiamo aspettato per imbarcarci in aereo. Ci siamo imbarcati in aereo all'ora giusta, però l'aereo è partito tipo un'ora più tardi. Però una volta che siamo entrati in aereo, cioè magari prima mi agolavo un pochino, mi sentivo un miagolio così leggero, niente di che, però una volta che siamo stati in aereo non ha emesso un suono, per tipo 8 ore di volo lei non ha emesso un suono, ogni tanto la controllavo, respiri, ci sei, tutto bene, però alla fine non è stata sotto il sedile, come bagaglio umano, insomma, è stata sotto il sedile, non me l'hanno lasciata tirare fuori, ma vi dico, io ho aperto a un certo punto il trasportino e lei non ha neanche provato a uscire, cioè mi ha solo guardata e basta. Ho provato a darle da mangiare o a bere, non ha voluto, quindi immagino che fosse stata anche lei, fosse un po' stressata. E però una volta che è arrivata a casa ha mangiato, bevuto, ha fatto tutte le sue cose. So che non tutti i gatti sono così, so che tanti gatti magari per lo stress potrebbero magari fare la cacca o potrebbero vomitare, però è per questo che è molto importante che se viaggiate con il vostro animale di non farlo mangiare tipo 8 ore prima del volo, 6-8 ore prima del volo dovete farlo mangiare, se bevono va bene, non importa, perché la pipì è meno peggio delle feci. Quindi io e Emma ho tolto il cibo alle 6 del mattino, noi avevamo il volo alle 2 di pomeriggio, quindi alle 6 del mattino io le ho tolto il cibo, non ha neanche miagolato per cibo robe, ha bevuto un po' ma niente di che. Quindi in aereo ha mangiato un pochino, un'ora prima che arrivassimo a Montreal, ha mangiato tipo 3 croccantini, basta, non è stato tutto quello che ha fatto. Poi all'aeroporto, per fortuna, cioè all'aeroporto quando sono arrivata in Canada, la cosa divertente è stata che non me l'hanno controllata, cioè sapevano che avevo un gatto con me, ma non hanno controllato i documenti, non hanno fatto niente, cioè io ero tipo ok, e non avevo neanche intenzione di stare a dire, ehi raga, io avrei un gatto, ero stanca, non ce la facevo più, volevo essere a casa. Anche in macchina è stata tranquillissima, non hai messo un suono, poi una volta arrivata a casa ho aperto il trasportino, era contenta, quindi è uscita finalmente, poverina, e ha iniziato a esplorare casa. Quindi all'inizio, tipo la prima notte, ha dormito con noi sul letto, perché si vede che non aveva ancora trovato il suo posto, forse perché era ancora un po' agitata, quindi ha dormito con noi sul letto, ha fatto le fusa tutta la notte, quindi abbiamo solo sentito tutta la notte, però è stato bellissimo, perché le fusa dei gatti sono stupendi. E adesso invece, magari se non siamo in casa, tende a stare magari sotto il letto un po' nascosta, però se siamo in casa ci viene sempre dietro, va a fare le sue cose, le ho comprato anche, tutte le sue cose erano già pronte qua, le ho comprate tutte su Amazon, tipo le ciotole, la lettiera, la sabbia per la lettiera, il cibo, tutte queste cose qua le ho comprate su Amazon, erano già a casa, lui le aveva già preparate. E l'unica cosa che avevamo comprato è stato il tiragraffi, che sono andata il giorno dopo a comprarglielo, e l'erba gatta. Quindi questa è l'unica cosa. L'unica cosa che lei non fa ancora è uscire fuori sul terrazzo, però vi dirò, noi qua abbiamo molto più spazio rispetto all'appartamento dei miei, cioè l'appartamento dei miei comunque, cioè loro sono in due, quindi è abbastanza normale per due persone. Noi qua semplicemente abbiamo una stanza in più, che sarebbe questa stanza qua dove io solitamente filmo, che quindi io ho fatto questo video per dirvi che sono molto felice che la mia gatta sia qua, perché sono 3 anni che ormai sono in Canada e ogni anno che partivo ero molto triste, perché sapete, cioè le persone le senti al telefono, ci parli, so che non è la stessa cosa anche con le persone, però un animale, cioè cosa ne sa lui di cosa stai facendo tu della tua vita, e che magari l'hai abbandonato e te ne vai. Quindi ero molto contenta di poterla prendere, i miei l'hanno presa un pochino male, nel senso che anche loro erano un po' abituati, però il problema è che loro durante l'estate partono, se loro non fossero persone che partono tipo un mese e mezzo durante l'estate senza avere con chi lasciare Emma, io l'avrei lasciata in Italia, vi giuro, però allo stesso tempo ho detto vabbè, ma io sono triste ogni volta che torno, ogni volta che non devo vedere Emma tramite foto, eccetera, quindi... Insomma, cioè, ero molto triste per questa cosa, adesso sono veramente felice che sono riuscita a portarla, adesso è molto diversa la cosa, mi sveglio, c'è Emma, quindi sono molto contenta.
niente, quindi se avete domande sul viaggio, se avete domande su altre cose burocratiche per gli animali, fatemi sapere. Io ovviamente non so con tutte le compagnie come funziona, bisogna informarsi sempre con ogni compagnia e vedere tutti i paesi cosa richiedono. C'è addirittura una lista su internet che si trova dove dicono per ogni paese cosa devi fare col tuo animale e all'anagrafe canina solitamente sono informati, ma sono informati solo sull'Europa praticamente. Cioè se tu devi andare tipo negli Stati Uniti non sono così tanti informati. Infatti quando ho detto devo portare la gatta in cana mi fa ma sai cosa devi fare? Faccio ma scusa ma sono io che devo informarmi non tu. Cioè vabbè ok, quindi insomma mi sono dovuta informare io da sola, ho visto, ho trovato tutte le informazioni, quindi ho fatto le cose che ho visto io sul sito, ma come vi ho già detto in Canada quando sono arrivata non mi hanno controllato il gatto, cioè vabbè, quindi io ero anche contenta perché ho detto vabbè dai, meno cose da fare, ero stanca, erano tipo 12 ore di viaggio ormai, volevo solo essere a casa e non a dormire perché tanto mi sono messa a sistemare a casa perché c'erano un sacco di cose da sistemare. Ok, sto blaterando troppo, va bene, chiudo questo video e noi ci vediamo la prossima volta, spero che